La conducibilità idraulica è una cosa che è abbastanza complicata. Prima abbiamo visto che nel nostro sistema il motore di tutto è il gradiente del carico idraulico. Abbiamo anche detto che manca la parte cinetica. In effetti l'equazione da cui si dovrebbe partire sarebbe questa, che si chiama equazione di Navier-Stokes, l'avete mai vista? Perché quelli che ha detto sì e degli altri ha detto no? Chi ha detto sì dove l'ha vista questa equazione? Adesso quello che ha detto adesso, questa è su Wikipedia, no? C'è stato un corso in cui l'avete vista. Che carica dei fluidi, no? Quindi non serve che la vada a descrivere. Però l'equazione che descrive il moto dei fluidi è la stessa, è sempre questa. È sempre questa. Rho V è la densità dell'acqua, V è la velocità, e la velocità compare come variazione diretta nel tempo e poi con un'altra espressione che è V gradiente di V, che è un termine non lineare della velocità, e il termine tra parentesi al primo membro altro non è che l'accelerazione del nostro sistema. A destra invece abbiamo tutte le forze che agiscono. Abbiamo quindi meno un gradiente di pressione. Quel simbolo di triangolino rovesciato è il simbolo di gradiente. P è la pressione. Poi invece abbiamo la divergenza di una certa cosa T, che non è altro la divergenza degli stress, cioè che in questo caso sono derivanti dall'attrito che il moto del fluido genera con le pareti del mezzo attraverso le quali qui si muove. Qui le pareti del mezzo sono molto complesse, non sono semplici come quelle della meccanica dei fluidi tradizionale. Poi più F sono altre forze. Tutta questa si riduce alla legge di Darcy quando appunto pensiamo che la maggior parte dei termini cinetici scompare e rimane praticamente solo un'espressione della velocità, come vedete nella parte sottolineata in giallo, in cui abbiamo sopra un rapporto tra K e questa quantità che si chiama eta, mi pare poi sia la viscosità, sì, che poi è la viscosità dinamica che prima avevo chiamato B, va bene lo stesso. Il segno qua per il momento scordatelo, e i due gradienti che compaiono sono esattamente le forze che comparivano anche prima, soprattutto se voi dividete tutto per ρ W G, perché qui l'energia è rappresentata in giallo, diciamo. Se la dividiamo per ρ W G diventa rappresentata in metri come era rappresentata prima. Per ottenere questa forma della velocità dobbiamo semplificare un sacco le equazioni di Navier-Stokes. E questo lo si fa introducendo un termine di resistenza, scordandosi dei termini cinetici, quelli che e soprattutto facendo un'ulteriore operazione, cioè si semplificano le equazioni di Navier-Stokes tagliando via alcuni pezzi e poi si integrano le equazioni di Navier-Stokes su tutto il volume alla scala di Darcy, dove si tiene conto quindi della struttura particolare del mezzo. Queste operazioni non pretendo che voi le sappiate fare, ma storicamente sono state fatte varie volte, per esempio da Whittaker per primo nel 66 e più recentemente da questo Narsiglio nel 2009, quindi non più di 10 anni fa, che da un certo punto di vista sono relativamente pochi anni, insomma. Che cosa la legge di Darcy, non so se anche la meccanica dei fluidi verranno giustificate in questo modo, ha a che fare con la legge di Boiseuille, ovvero del moto in regime laminare all'interno di un tubo. In particolare qui i tubi sono dei tubi capillari, perché sono di piccolissime dimensioni.
e quindi sono soggetti al loro interno, tra l'altro, da altre forze rispetto a quelle che siamo abituati a considerare. La legge di Poiseuille, il modo di Poiseuille all'interno di un tubo si può risolvere esattamente, e la soluzione porta a questa espressione in cui A è il raggio del tubo, ma soprattutto c'è il gradiente del carico idraulico, come lo avevamo introdotto prima, cioè Z più, più P diviso rho G. E va bene. In questo modo, sì, io qui vi ho scritto delle formule, non pretendo che ve le ricordiate, ma il concetto era, in realtà, la legge di flusso di Darcy, che cos'è? È la seconda legge della dinamica integrata alla scala di Darcy, e tenendo conto del fatto che il moto è un moto attraverso dei piccolissimi tubicini che sono i pori, e che quindi avviene tutto in regime laminare, e che tutta la parte cinetica è stata trascurata. Non è nulla di particolarmente fantastico o strano. Si potrebbe fare una derivazione di tutto questo rigorosa, ma non è lo scopo, diciamo, di questa lezione. Lo scopo, appunto, di capire che la legge di flusso di Darcy è la seconda legge della dinamica. È un'espressione, quindi, della conservazione o della dissipazione, se volete, della quantità di moto. L'altra questione, che appunto va di nuovo capita, è che è comunque un'espressione integrata della legge della dinamica, integrata quanto? Sulla scala di Darcy, in cui noi abbiamo dentro una statistica del comportamento dei pori. Il moto è laminare. Sappiamo che abbiamo due regimi prevalenti di moto dei fluidi, uno è il regime laminare e l'altro in cui è il regime turbolento. Questi si differiscono dal modo in cui la quantità di moto viene trasmessa tra i vari elementini di fluido, e va tutto bene. Però questo vale per i fluidi saturi, in cui tutto è riempito dall'acqua. Cosa succede per i flussi insaturi? Possiamo applicare la legge di Darcy anche per i flussi insaturi? Evidentemente sono qua, sì. Si può applicare anche ai flussi insaturi. Cerchiamo di fare alcuni ragionamenti euristici, cioè di ragionare, di cercare di capire perché effettivamente è così. Quando noi abbiamo qualcosa che si muove, perché cos'è che si muove? Si muove per l'azione di forze esterne, per esempio la forza di gravità. Ok. Poi abbiamo delle forze che sono forze di natura termodinamica, per esempio una differenza di pressione. La pressione è una quantità, noi non la vediamo mai veramente in questo modo, ma è una quantità, una forza termodinamica. Il gradiente di una pressione provoca un moto, così pure il gradiente di una temperatura provoca un moto, un'altra grandezza termodinamica. Possiamo avere dei moti anche perché abbiamo gradienti di forze chimiche. Noi ne vedremo almeno due di questi gradienti di forze chimiche, di queste forze chimiche. In realtà queste forze chimiche sono il residuo di forze di natura elettrostatica o di altre nature, di adesione, però ad una scala più macroscopica. E queste sono, per esempio, le forze osmotiche e le forze capillari. La legge di Darcy è una rappresentazione statistica di tutte queste forze qua. L'altro elemento è che questi gradienti di pressione, questi gradienti di potenziale chimico e questi gradienti di temperatura sono riconducibili a gradienti nel contenuto energetico dei vari punti
Se io sono in un punto in cui c'è più energia e un altro punto lì c'è meno energia, c'è un flusso di qualcosa dal punto della più alta energia al punto di più bassa energia, cioè si manifesta una forza. Ed è proprio questo il caso che succede anche nei suoli. Se noi andiamo a vedere questa immagine, che cos'è? Beh, questa immagine è un'interpretazione di quello che succede in un versante, una cosa con la quale poi in questo corso voi vi dovrete confrontare anche dal punto di vista delle esercitazioni. E qui dice, beh, se vado ad analizzare il versante, vado ad analizzare il moto dell'acqua, supponiamo che evidentemente questa, la produzione di questa immagine presume tutta una serie di misure e di elementi che non stiamo qui ad illustrare, però qui l'acqua va giù in questa direzione, beh, qui è la gravità che muove. Qui invece l'acqua, cioè siamo in una zona in cui siamo in saturi ed è, possiamo osservare un bilancio tra capillarità, forze capillari e le forze di gravità. Qui dice c'è anche un gradiente di umidità, cioè un gradiente di quantità di acqua presente nel suolo che provoca il movimento. In prossimità del punto in cui l'acqua è in prossimità del corpo idrico superficiale, posso avere, e qui è più semplice pensare alla pressione, perché qui abbiamo la pressione atmosferica che frena e può spingere l'acqua in questa direzione, oppure da questa parte abbiamo la pressione che si viene a generare all'interno dell'acquifero, come lo abbiamo descritto prima, che provoca un altro moto. Quindi tutti i moti dell'acqua, che siano essi saturi o insaturi, noi li possiamo comunque descrivere con dei gradienti di che cosa? Di queste forze termodinamiche. Questo è tutto per convincervi, tutto questo per convincerci che la legge di Darcy effettivamente si può estendere anche al caso in saturo, perché nel caso in saturo non è che succeda, cambierà la natura delle forze, ma non cambia la natura della struttura delle leggi che generano il moto. La struttura delle leggi che genera il moto è legata al gradiente dell'energia. Questa è una piccola diversione in cui in questo caso in verità entrano in gioco vari tipi di modi in cui noi rappresentiamo l'energia, perché l'energia la rappresentiamo in joule. Il carico idraulico è di fatto un'energia diviso una forza che ha le dimensioni di una lunghezza, oppure l'energia, possiamo rappresentare di nuovo l'energia per unità di volume e questa è la dimensione di una pressione. Oppure nel caso della chimica spesso le forze le rappresentiamo come un'energia diviso mole, ma in realtà quindi poi noi possiamo avere gradienti di psi, gradienti di mu e gradienti di h come derivati tutti quanti, cioè noi abbiamo il motore termodinamico, è sempre un gradiente di energia che genera una forza. Dopo noi lo rappresentiamo in modi diversi, lo possiamo rappresentare sia come gradienti di pressione, come gradienti di pressione, sia come gradienti di potenziale chimico, come gradienti di carico idraulico. Noi l'energia la consideriamo come carico idraulico. La misura, perché questo fin da Pascal, perché Pascal faceva questi esperimenti in cui bucava e generava una pressione con una colonna d'acqua, bucava in un contenitore e vedeva che l'acqua poi zanfillava per ritornare al livello originario. Quindi tutte le misure sono legate alle dimensioni di una lunghezza. Ecco, noi abbiamo ereditato tutto questo dalla storia. Per cui il nostro carico è idraulico, in questo caso e nel caso specifico dei suoli insaturi, è formato da che cosa?
è formato da una forza esterna, che è la gravità, e da due forze di natura elettrochimica, che sono la forza osmotica e la forza dovuta alla tensione, che si chiama suzione. Questo HRM e questo HO, peraltro, sono dei termini negativi nel calcolo dell'energia, cioè funzionano come delle pressioni negative, creano delle tensioni all'interno dell'acqua. Come le possiamo rappresentare? Beh, HZ, la forza che agisce dovuta alla gravità, è legata alla posizione, ed è normalmente noi la rappresentiamo con Z. Potremmo fare tutti i calcoli per derivare questa cosa, ma non è necessario. H con M, abbiamo detto, è la parte dovuta alla capillarità. Possiamo pensare, e lo possiamo dare come un dato sperimentale, che le forze dovute alla capillarità sono date da una funzione del contenuto d'acqua. Contenuto d'acqua che dalla lezione scorsa abbiamo cominciato ad imparare a chiamare come teta. A tre volte lo chiamo teta W doppio e così via, però sempre quello è. E invece la forza, che la parte di carico idraulico che dipende da quelle che chiamiamo forze osmotiche, dipendono dalla concentrazione di un qualche soluto all'interno dell'acqua. Forze osmotiche esistono perché ci sono dei soluti all'interno dell'acqua. Le forze capillari esistono perché l'acqua si muove all'interno di tubi che sono molto piccoli e la frazione di superficie all'interno di questi tubi rispetto al volume è molto grande, e le forze di adesione tra liquido e superficie e aria generano, ma si manifestano appunto in queste forze capillari. Invece di considerare l'H con M, che è il carico idraulico che vi ho detto che dipende dalla capillarità, spesso lo si relaziona alla pressione atmosferica. Quindi si mette la pressione atmosferica e si dice: questo H con A è il carico atmosferico, meno H con M, dove H con M è la pressione osmotica, e quindi si definisce questo psi con M, che normalmente viene chiamato suzione, che è un positiva ed è uguale a meno H con M. Meno H con M. H con M di per sé sarebbe negativo perché è dovuto alla capillarità, meno H con M è positivo. Alla fine comunque siamo arrivati a poter dire che il movimento dell'acqua, anche nel caso di saturo, è dovuto a un gradiente di qualche potenziale, di qualche energia, che peraltro, stranamente, e a un chimico questo parrebbe molto strano, noi esprimiamo in termini di lunghezza. E che il carico idraulico ha davanti una funzione che a questo punto non è più una costante, ma per esempio nel caso dei moti capillari è una funzione del contenuto d'acqua. E poi abbiamo il gradiente del carico idraulico complessivo. Questa legge si chiama legge di Buckingham, 1907. Cioè Buckingham, che tra l'altro non conosceva dal 1856, Buckingham 1907, Buckingham non conosceva il lavoro di Darcy, almeno no. Gli storici che hanno analizzato queste cose l'aveva dedotto per conto suo, e aveva dedotto appunto con ragionamenti non uguali ai miei, ma dello stesso tipo sostanzialmente, che il flusso dell'acqua nei mezzi in saturi doveva essere regolato da una legge in cui entravano i gradienti delle forze termodinamiche,
quindi i gradienti di quello che oggi chiamiamo il carico idraulico, moltiplicati per una funzione del contenuto d'acqua del suolo.